Filippo Tortu, il tuo è stato un 2018 straordinario. Che cosa ti è rimasto più impresso? Beh, sicuramente è stato un anno fantastico e il momento più bello è sicuramente quando a Madrid sono sceso per la prima volta sotto i 10 secondi nei 100 metri ed è stato il momento più bello della mia carriera sportiva. Però è sicuramente un punto di partenza, non un punto d'arrivo, quindi il 2019 spero e sono convinto sarà molto più bello del 2018. E come potrà esserlo? Quali sono i tuoi obiettivi? Sicuramente tornare sotto i 10 secondi nei 100 metri, poi voglio tornare a correre i 200 metri, che è la gara dove posso esprimere al meglio le mie caratteristiche. E infine ci sono i mondiali a Doha a ottobre, quello sicuramente sono l'appuntamento più importante. Per quanto riguarda le Olimpiadi del 2020, già hai cominciato a pensarci? Ci penso già da un po', lavoriamo anche per quello, però preferisco fare un passo alla volta e quindi guardare stagione per stagione. Finisci la mia frase, a fine 2019 sarò soddisfatto se? Se tornerò abbondantemente sotto i 10 secondi. Abbondantemente che significa? Più di un centesimo, più dell'anno scorso.